600 Team Green Speed. Come è andata la gara? Ma la gara è andata sotto le nostre aspettative, perché purtroppo abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, per cui il pilota, diciamo, che quest'anno è designato a fare il risultato più importante, che è Malone, e anche il pilota con più esperienza chiaramente, e si è dovuto ritirare. E in più non abbiamo effettuato il primo turno di qualifiche causa una caduta nel libre che gli ha procurato un leggero trauma cranico, per cui non gli è andato il benestare per svolgere le prime prove ufficiali. Con gli altri due piloti e con Petrarca abbiamo avuto, diciamo, è una crescita costante, però anche lui veniva da una brutta caduta in prova che, diciamo, che ci ha fatto perdere oltre i chilometri proprio delle prove ufficiali, ha tolto un pochino di fiducia, soprattutto in queste condizioni qui di variabilità meteo, anche se c'era il sole, però in realtà anche i primi giri sgocciolava e così. Il miglioramento prosegue. Chiaramente il ragazzo ha debuttato sulla 600 in gara a Misano, per cui questa ha veramente pochi chilometri e dobbiamo, diciamo, che la crescita è costante, per cui sono molto fiducioso che di portarlo tranquillamente entro i primi 10 prima della fine del campionato. Anche le moto devono essere preparate, state lavorando per prepararle sempre al meglio. Quali accorgimenti dovete apporre ancora per arrivare a una preparazione sufficiente? Sinceramente le nostre moto sono molto vicine al limite di sfruttabilità, ma per il semplice motivo che sono moto che ormai sono in commercio da 8 anni. Lo sviluppo attualmente è più rivolto alla parte ciclistica, a cercare di rendere sempre la moto, diciamo, più conforme possibile allo stile del pilota. Come base le moto sono direi non a fine sviluppo, ma molto vicine a fine sviluppo. Si può ancora lavorare un pochino su quegli sviluppi che non hanno mai fine, tipo scarichi, tipo filtri, quelle cose lì, però diciamo a livello meccanico sono già molto, molto al limite, ecco. Quindi moto a posto, piloti giovani, molto bravi, ma devono crescere ancora. Sì, devono crescere, ma devono crescere perché è proprio una scelta del mio team di prendere piloti giovani, nel senso che ho piloti con 3 esperienze diverse, perché ho 3 piloti proprio con 3 realtà di esperienza diverse. E però l'importante è lavorare bene, non far pressione a questi ragazzi qui, loro si stanno impegnando e i risultati verranno sicuramente, anche perché sono Malone e Leotta, è il secondo anno che sono con me. Lorenzo il primo anno ha pochissimi chilometri, solo 1000 chilometri sul 600, però è un ragazzo con esperienza che viene dal mondiale Moto3, per cui non vedo perché non si possa far bene durante l'annata. Quindi risultati che però già cominciamo a intravedere, perché la prossima settimana a Imola, al mondiale Superbike, al mondiale della Supersport 600, c'è una wild card in ballo. Sì, c'è la wild card di Malone che ci è stata concessa come one event dalla Dorna. Questo è dovuto ai risultati che ha avuto il ragazzo. Per quanto riguarda il mio team, è il terzo anno consecutivo che facciamo la gara del mondiale a Imola e questo mi fa piacere, anche perché è proprio la nostra gara di casa, perché io sono del posto. Spero, sono anche consapevole che si possa far bene. Marco Malone, Team Green Speed, una novità, una one event card per Imola. Sì, esatto, abbiamo per la seconda volta questa possibilità di partecipare al famoso mondiale, con l'obiettivo comunque di metterci in mostra e soprattutto di crescere in vista per il CIV. Speriamo di far bene, la moto c'è, la squadra c'è, ci sono tutti i presupposti per far bene, dai. Sei emozionato per questa opportunità? Sì, dai, abbastanza, sono molto contento. Allora ci vediamo a Imola e vediamo come va la gara. Va benissimo, a Imola, dai. Okay. Marco Malone, Team Green Speed, una novità, una one event card per Imola. Sì, esatto, abbiamo per la seconda volta questa possibilità di partecipare
al famoso mondiale, con l'obiettivo comunque di metterci in mostra e soprattutto di crescere in vista per il CIV. Speriamo di far bene, la moto c'è, la squadra c'è, ci sono tutti i presupposti per far bene, dai. Sei emozionato per questa opportunità? Sì, dai, abbastanza, sono molto contento. Allora ci vediamo a Imola e vediamo come va la gara. Va benissimo, a Imola, dai. Grazie ancora Marco. Ciao. Lorenzo Petrarca, Team Greenspeed. Lorenzo, come è andata la gara? La gara è stata positiva in quanto ho avuto un ottimo spunto dalla 29esima casella, mi sono trovato subito in 22esima, 23esima posizione, ma soprattutto ho visto che ero comunque nel biscione che partiva dal primo pilota e sono stato lì per i primi 4-5 giri. Poi man mano è iniziata la bagarre, abbiamo preso un po' di distacco, ma comunque i miei tempi sono rimasti regolari e ho migliorato di 6 decimi il tempo di qualifica, con un ideal time anche di un secondo migliore, quindi ci fa ben sperare per domani in condizioni di asciutto. Speriamo appunto che domani ci sia il sole per migliorare la progressione, ma anche con l'acqua abbiamo dimostrato venerdì mattina di avere un ottimo giro secco e anche un passo molto veloce. Bene, allora ci riaggiorniamo a domani, gara 2, in bocca al lupo. Crepi il lupo, ciao. Luciano Leotta, Team Greenspeed, com'è andata la gara? La gara è andata, diciamo, bene, eravamo partiti bene, poi ho perso nel corso della gara, ho perso dei decimi, delle posizioni e non ce l'ho fatta più a tenere il treno con quelle che avevo davanti e quindi ho perso le posizioni, però proveremo comunque a rifarci domani, abbiamo comunque gara 2 e proveremo a migliorarci anche a livello di tempi e di posizione poi finale in gara. Tempo variabile, non sappiamo ancora se sarà asciutto o bagnato, tu come te la senti? Beh, mi piacerebbe la gara asciutta perché comunque se vorrei provare a migliorarmi e tutto, però anche se dovesse piovere sarei molto contento perché comunque se anche il bagnato me lo sento bene, è una condizione che mi piace molto. Allora...